inaugura a Roma una mostra di capolavori ignoti al pubblico. Grazia lineare in una Madonna di scuola senese. Sbalzo di secoli, un trittico del Giovannini. Pingue come un frutto, tutto opulenza fiamminga questo bambino su cui la Vergine stende le mani in dolce atto materno. La calda Venezia delle splendide cerimonie rivive in una presentazione al Tempio di quel magnifico gonfaloniere della pompa che è Paolo Veronesi. Da un crocifisso di Limoges alle forme mistiche di una Madonna del Maestro della Maddalena. Estasi del paese umbro sullo sfondo della Madonna del Pinturicchio, alta dolcezza spirituale a un tempo e figurativa in questa di Giambellino. Mabuse rinnova l'iconografia in una Madonna che allatta. Jacopo della Quercia, ritroviamo in una viva figura il maestro del riposo di Ilaria. L'ambasciatore di Cina fissa l'Oriente di un prezioso avorio d'antica fattura. Lefebvre, il pittore dell'imperatrice Giuseppina, ci propone una Venere neoclassica. E il Panini porta qui la Roma che fuori si dora al sole d'inverno.